È stato interrogato nel carcere di Sant'Ammaro, dove è rinchiuso dalla scorsa settimana, il presunto terrorista di San Marcellino, in provincia di Caserta, Mohamed Khemiri, ritenuto a capo di un'organizzazione che avrebbe fornito a numerosi stranieri permessi di soggiorno sulla base di documenti falsi. Ed è su questa precisa accusa che il 41enne tunisino ha ammesso parzialmente le proprie responsabilità, confermando il traffico illecito che avveniva al primo piano della palazzina, dove si trova anche la moschea di San Marcellino, una delle comunità islamiche più numerose e antiche della Campania. Khemiri è contestualmente indagato dalla DDA di Napoli per attività terroristica. Per due volte però la richiesta di arresto avanzata dal sostituto procuratore Cannavale è stata respinta dal GIP. Per l'imam di San Marcellino, Nasser Iduri, l'uomo che ha un passato di droga potrebbe essere rimasto vittima della criminalità che lo ha sfruttato per il mercato illecito. Lui fa parte di una comunità numerosa di più di 1000 persone che io guido le preghiere, non riesco a gestire attività di indagini su qualsiasi persona. Fino al giorno dell'arresto era che lui era una persona tranquilla, benevole. Ho conosciuto questo ragazzo, che lui è una persona che aveva un passato di droga, consumava e vendeva, e lui a un certo momento, nella fine degli anni 90, ha deciso di smettere. Con troppo molto difficoltà ha smesso. Lui, per essere forte, si è legato molto alla religione, pratica più del solito, e per poter dimenticare un po' quella droga. Allora, sul livello di terrorismo è tutto diverso. Elementi per cadere nel produrre il falso come documento per rinnovare un permesso di soggiorno ai ragazzi che si trovano in difficoltà, perché la legge è un po' dura su questo punto per il rinnovo di permesso di soggiorno, senza documento di lavoro e di residenza non si può fare, i ragazzi si trovano un po' soggetto di sfruttamento sul territorio. E lui, con le difficoltà che lui ha avuto anche reclusioni in passato, allora non ha più un permesso di soggiorno e gli mancano tanti elementi. Il tutto questo, anche se non ha ragione, ma io analizzo, non è che lo do ragione, l'ha fatto cadere in questo mercato. Sì, però lui secondo me non è un produttore, è un distributore. Riguardo però alle sue dichiarazioni su Facebook, si dichiarava ississiano fino alla morte. E ho trovato che lui, quel che risulta sul suo profilo, sulla Palestina parla. Una cosa per un arabo musulmano è normale. Sulla causa dell'Iraq e della Siria, al di là di ISIS, ci sono altri combattenti che sono resistenti per la loro terra contro Bashar Assad, contro i russi, contro ISIS, e sono fatte Sham e sono altri. Allora, quelli che ho trovato, lui parla di quelli. Non ho visto tracce di ISIS. Posso dire che non mi fido di niente, perché il terrorista oggi ha anche la possibilità di nascondere sotto la pelle di un agnello.